un'acqua scura su di me. Come tardi non si arriva mai. Piazza affollata, voglia guardare me. Ciao ragazzi, benvenuti all'ennesima puntata di Ghiacciolo. Ci abbiamo ancora Zaki, il grandissimo Zaki, è qui con noi e niente, facciamo due chiacchiere con Zaki, dai. Sì, volevo farti i complimenti soprattutto per la canzone, bellissima questa, Franco Simone, Sogno nella Galleria. Te c'hai un sogno nella galleria, Isacco? Come un po' tutti noi fidentini, ecco, il sogno della galleria è quando esco dalla galleria del Voltone e non vedere più le torri, perché non so a chi giovano queste cose, in ogni caso se ce le hanno messe ci vorranno, ci volevano. Ma secondo me no, esteticamente no, però dopo... c'è da dire che c'entrano proprio con tutto quello che c'è intorno, hanno fatto un bel lavoro. Sì. Quello lì non è che hanno fatto un lavoro fuori di testa. La nostra domanda che era prima per farsi venire in mente delle cose del genere, ma voi, il fumo, dove lo prendete il fumo? No, perché veramente, noi non c'eravamo mai, cioè bisogna dire che adesso non eravamo d'accordo sul parlare di queste cose, però talmente tanta gente ci ha chiesto di parlarne perché si sono un po' stancati, insomma, sono un po' amareggiati le persone. I fidentini sono amareggiati di tutto quello che succede, non ne c'entrate una, è colpa di quello di prima, è colpa di quello di dopo, ma queste cose qua si ribattono tutte addosso a noi. Noi vogliamo, ragazzi, un po' la Fidenza che c'era una volta. Io mi ricordo che mi diceva mia mamma, tieni i soldi, vai da Baratta e Soressi a farti tagliare i capelli, vieni fuori, ti fai fare un panino d'anello e poi andiamo a prendere le scarpe da Carlo. Adesso gli dicono, vai dal barbiere marocchino che quando esci vai a mangiare il kebab e dopo andiamo a mettere le scarpe dei cinesi. Non si addrizza più la barca se andiamo avanti in questa maniera. Secondo me siamo proprio lontani da casa. Non ci sono più, non c'è mica più, bisogna vedere un po'. Guardate la gente che ci amministra. Secondo vi sentite rappresentate queste persone? Guardateli in faccia. Questi qui ce li abbiamo messi noi. Vi sentite rappresentate queste persone? È inutile che continuiamo a dare la colpa uno all'altro. Quando andate a vedere i burattini di Ferrari, un giorno c'è Bargnocla, un giorno c'è Fasulè, ma sotto c'è sempre Ferrari. Se non cambiamo il burattinaio, lo spettacolo è sempre quello. Si ribatta sempre su quello che paga il biglietto. Chi è il burattinaio? Ditecelo voi. O no, Vito? No, attenzione, qui non sono discorsi da razzismo, di straniera. Assolutamente. È l'eccesso che poi guasta, è l'eccesso, perché se poi... cioè noi non ce l'abbiamo assolutamente con gli stranieri, tanto meno io che convivo con una ragazza straniera, perciò voglio dire. A discapito della ragazza. Esatto, la sfiga è la sua, non la mia. Esatto. Però è tutto questo cambiamento che doveva migliorare chissà che cosa, tipo il centro di Fidenza. Ma cosa avete, ma cosa state dicendo? Ho sentito parlare della rivalutazione di Fidenza. Cosa sono? Ci sono due interventi da fare. O buttate giù l'outlet o fate un'altra fontana. Poi facciamo i giochi senza frontiere. È quello lì, parlate con i commercianti di Fidenza se sono contenti. Chiedete l'opinione a loro, cosa farebbero loro per rivalutare il centro. Non lo so, tutto quello che succede, la cosa che mi dispiace, che non salta mai fuori il colpevole uno che dice sì, ho sbagliato, abbiamo fatto un pestone. È possibile che non so, andavo a casa io alle 3 di mattina, erano tutti alla finestra, sembrava il gioco dei 9, sapevano fin cosa avevo bevuto, con chi ero in macchina, cosa avevo detto. Una volta che andai Leda, non abbiamo visto niente, eravamo tutti a letto, noi per affari degli altri non ci interessano. Beccato nessuno. E qui è uguale. E sono stati, noi non mettiamo in dubbio che questa gente si stia impegnando per migliorare la situazione, però se non eliminano il problema di fondo, non ci si salta mica fuori. Se io voglio fare un giro lungo più lungo in moto, bisogna che ci metto dentro più benzina. Se vado via con un litro di benzina, vado fuori dal cortile. Poi finisce a giro. O no? Sì, direi che è un po' più. Magari mi sbaglio io, non lo so. Perché adesso io sentivo parlare anche dei giovani e dicevano sabato sera al bar. Bisognerebbe inventarsi, io sono cose che mi tengo fuori perché non so niente. Una lista civica, non so neanche cos'è. Provate voi giovani. Questi qui che ci sono adesso, quelli che c'erano prima, vi hanno dato il lavoro, vi hanno dato qualcosa, vi hanno aiutato, fanno qualcosa per voi, secondo voi vanno bene? Se non vanno bene, sapete che a maggio c'è il rosario, o no? Ci sono mica rosario che deve andare a pulire il maestè e il cesi. Poi che rosario a maggio? Sì. Chi dirà il rosario a suo favore e chi lo dirà a favore degli altri? Esatto. Non ci si può mica più fare niente. Anche perché da quello che chiedevano questi ragazzi giovani, molto più giovani di noi, che anche studiavano, che stanno studiando,
Volevano persone che le rappresentano con un po' più di personalità. Bisogna premiare chi ha dei sogni, non chi ha degli interessi. Perché se continuiamo ad andare avanti con gli interessi, siamo dopo. Dopo non sogni neanche più. Dopo ti va via anche il sogno. Va via la poesia. Va via la poesia, non continuare a imitare questo perché faccio come ha fatto quello, faccio come. Usate la vostra personalità se l'avete. Se non ce l'avete, andate a cagare, state a casa se non avete personalità. State in casa, c'è tanta roba in televisione, volete fare i pagliacci? Non è il posto giusto, ci siamo già io due a farli, siate seri con la gente, non si può mica andare avanti così. Insomma, parliamo di queste cose che succedono, non lo sa niente nessuno. Vai a pagina Torri, vai a pagina Quartiere Europa, vai a pagina Cimiteo. Cimiteo, adesso questi qua che, non lo so, ma questo signore, non so chi è che faceva i conti, c'è da andare a vedere anche a casa sua, perché li avrò sbagliati tutti anche a casa sua, no? Se uno non è capace, se no, cosa dicevano? Se non va bene per il re? Non va bene neanche per la regina. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, effettivamente io sono andato a fare spesa stamattina. In tanti sanno le mie condizioni in questo momento lavorative, che non esistono, perciò non sono condizioni lavorative, condizioni non lavorative. Quando sono andato alla Coppa i conti li ho fatti giusti, perché se no arrivavo alla cassa e facevo la figura di merda. Esatto. Detto questo. Perciò esatto. La Coppa è una cooperativa. Cooperativa. Esatto. Quella cooperativa di Fidenza, che c'era gente tanto altezzosa che andavano in giro a testa alta, anche lì ho fatto. Io vi consiglio questo: se fanno un campionato del mondo di figure di merda, andate, perché una medaglia le portate a casa. No, no, adesso non vi dico il primo posto, ma sul podio ci andate. Batum al man tutti, perché è mia possibile, ragazzi. E anche lì, tutti in silenzio, tutti. O se no, mi è venuta in mente un'altra cosa che potrebbe essere molto vantaggiosa. Date la colpa a Berlusconi, sempre a Berlusconi, tutti la vuoi Berlusconi, è stato Berlusconi. Ieri mi ha regalato una macchina, sono andato da Monteverdi, c'è stato Berlusconi, mettila giusto. Per me, perché lui... Fumo te. Ora, cosa c'è da dire ancora? Arrivati a questo punto, no, sai cosa diresti? No, cioè dire che è il momento, secondo me è il momento della gente, Qui, attenzione, non vogliamo essere confusi con Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle. Assolutamente. Non ce ne frega niente. Allora, diciamo cose che ci hanno detto, non ci hanno detto di dire, che ci hanno consigliato di dire, soprattutto ragazzi giovani, che non sanno veramente dove andare a sbattere la testa. Allora, secondo la loro opinione, poi quello che è secondo la nostra, una volta, se adesso non ti piace una cosa, non ti piace l'altra, una volta arrivavi a un bivio, sceglievi se andare a dritto, se andare a sinistra, se andare a destra, adesso ti ammisca rotonda, te seguita a girare e sei sempre nello stesso posto, e continui a essere nello stesso posto, al punto di partenza, frusti le gomme solo da una parte, non lo so. È vero. Magari sono fuori di testa io, ma sicuramente sarò un pazzo io, mi farò curare, cosa devo fare? Io sono pienamente, mi dispiace che il tempo è quello che è, noi non vogliamo andare oltre i nostri minuti, però almeno un messaggio ai giovani. Messaggio ai giovani, ragazzi, vi parlo anche di cose serie, adesso siamo perdere, adesso abbiamo fatto un po' di. Siamo stati un po' seri. Vabbè, però abbiamo cercato anche di farvi sorridere, per chi ha voglia di ridere. I giovani, insomma, vi dico, state lontano da certe cazzate che sappiamo tutti cosa sono, e trattate bene le donne, trattate bene le ragazze. Se volete fare il sesso sicuro, credetemi, andate con una che ve la dà, perché se avete il preservativo. Massima fa il ballon, Pudimia fa ogni terra. In ogni caso, vedi, anche qui vi è un problema di assenteismo, questo qua prende su, va via. È una piccola azienda anche questa, Adesso i conti che dei ghiaccioli li faccio io, perché lui mangia i ghiaccioli e io pago. E com'è? Attenzione, io ci tengo a precisare una cosa prima di chiudere questo video. Volevo dirvi che noi non ce l'abbiamo con destra, sinistra, noi non ce l'abbiamo con nessuno. Assolutamente, anche perché abbiamo visto che non c'è né destra né sinistra, c'è cambia poco un colore, quello dei soldi. Voi vi interessa, a tutti interessa solo. E noi in un modo molto educato, penso di poterlo dire anche a nome di Isacco, ci siamo rotti i coglioni. Ma veramente tanto. Ragazzi, grazie e alla prossima puntata dei Ghiaccioli. Scusate se vi abbiamo fatto ridere poco. Però da ogni tanto, ogni tanto è giusto. Esatto, questa volta ho detto giusto. E ricordatevi, anche quando andate in alcuni uffici, state attenti, dai la mano uno, dai la mano l'altro, l'ultimo che è venuto fuori, ma che è un dito. Ciao a tutti!